Ascoltaci, noi siamo quasi in onda e tu seguici su, su Radio Baiano. Noi ti abbagliamo, noi ti invogliamo sempre di più. E tu, tra fatti e rifatti che non sono i fatti, fatti da parte, se non segui l'arte, noi fatti d'arte, senza un perché, noi comune, tipo noi alziamo il tasso alcolico e stabiliamo sempre il contatto. Io ho fatto d'arte, cronico in parte, sai che giornate, frasi d'effetto, come un tiro, questo è l'effetto. Fatti da te, senza sai perché. Fatti da parte, se non sai cos'è. Citazioni, libri e musica, sai chi c'è. Li amena ed Alex, senza un perché. Fatti da te. E siamo in onda. Buonasera. Buonasera. Ben ritornati ad una nuova puntata di Fatti d'Arte on the road. Perché non mi sento? Non lo so perché non ti senti. Ah, ecco. Ora mi sento. Che bello. Ok. Che figata. E siamo. Siamo ritornati. Siamo ritornati dopo una settimana. Ci sembra strano che avevamo preso il ritmo tanto tempo fa. Avevamo preso il ritmo di farlo ogni 15 giorni. 15 giorni, tant'è che c'era il post su Facebook. Quindicinale, fatti d'arte quindicinale. E tu hai aggredito sulla pagina. Ma non è vero. Ti voglio 7 giorni. Ma non è vero, non ho aggredito. Ho puntualizzato, perché comunque noi non l'avevamo puntualizzato. È stato un errore nostro. Sì, sì, noi sicuramente prendiamo prendiamo in atto i nostri errori e da questi diventiamo sempre più professionali. Vabbè, per la gioia di tutte le persone che ci stanno ascoltando, noi andiamo in onda ogni settimana, quindi avremo dei fan sempre accaniti ogni settimana che ci ascolteranno. Accaniti, mi piace il termine. Sì, ci supporteranno e sopporteranno soprattutto. Direi direi. Oggi siamo in Sicilia. Sì, sono. Almeno virtualmente in Sicilia, perché sì, in realtà siamo in un box. Sisley. In Sisley. Sì, sì. E anche le notizie fanno parte della Sicilia. Abbiamo scelto tutto a tema questa sera. È uno strano caso. È un caso, sì. Però è una cosa caso, bella. Vediamo un pochettino. Vediamo. Mandiamo le news. Le notizie di fatti d'arte. Come la gioia di Alessandro. Sì, mi piace tanto questa. Ma la metto due volte l'altra volta. No! Yeah, no! Favore. Ok. Fatti d'arte. News. Notizie artistiche senza un limite. Il British Museum sbarca in Sicilia. La delegazione FAI di Catania salva la natività di Geraci. Che figata. Ogni qualvolta che l'ascolto è sempre una figata. Vabbè. Andiamo con la prima notizia, appunto, il British Museum che sbarca in Sicilia. Questo ad aprile, dal 21 aprile e durerà fino al 14 agosto, quindi è un bel lasso di tempo. Spalancherà quindi una finestra sul Mediterraneo inaugurando una monumentale rassegna dedicata alla storia millenaria della Sicilia, annunciata in cartellone con il titolo Sicilia, cultura e conquista. Cartellone è in francese o spagnolo? Credo sia in inglese, non lo so. Portare ordine e presentare in maniera sistematica lo sterminato patrimonio artistico, archeologico e architettonico di cui l'isola italiana è custode. È la sfida di un allestimento che si avvarrà di oggetti delle collezioni del museo, godrà di prestiti dalla Sicilia e dal resto del mondo e si riunirà un nucleo di opere che mai prima d'ora avevano valicato la Manica.
La grande isola della Gran Bretagna punterà dunque il binocolo verso un'altra isola, la più estesa del bacino mediterraneo. Una terra strategica per posizione e tanto fertile e vulcanica da attirare a sé come una sirena nel corso dei secoli molti popoli che stratificarono saperi e usanze e contribuirono quindi a generare una cultura varia e sofisticata. Lavorando a stretto contatto con l'assessorato regionale dei beni culturali e consultando specialisti di diversi musei dell'isola mediterranea, il British Museum ha attentamente selezionato i reperti in mostra, che saranno circa 200, scegliendo di abbracciarne l'arco temporale compreso tra due insediamenti specifici, prima dell'arrivo dei Greci, quindi nel VII secolo a.C., e il loro incontro con i Fenici, e mentre invece il secondo periodo della dominazione normanna tra il 1100 e il 1250 d.C., entrambi determinanti nel far fiorire dall'intreccio di tradizioni una cultura ricca di idee e ricca di contaminazioni. E come direbbe Teto, alla faccia del vocabolario di Risoli. Direi proprio di sì, una bella iniziativa, una bella cosa che si potrebbe andare a vedere. Adesso andiamo alla notizia clou, questa pure era importante. La però... notizia clou che risale al 27 gennaio. Sì, però è attualissima, però è... l'ho scelta perché ovviamente appena ho visto il nome ho detto cavolo. Proprio la città di cui parleremo, sì, è stata al centro delle notizie artistiche più importanti, perché stava proprio alle prime pagine. Della settimana scorsa. In pratica, che è successo? Che la delegazione FAI di Catania, sappiamo che il FAI è presente in tutto il territorio italiano, anche ad Avellino, e li saluto, ci stanno ascoltando, alcuni di loro sono miei amici, perché non può essere che il FAI di Avellino siano dei miei conoscenti. Posso citarti? Perché? Alla faccia del bicarbonato di sodio. Vabbè, ma non è che siano ricchi oppure famosi, sono persone che si mettono all'opera per il territorio, come quelli di Catania. Ogni delegazione adotta un bene locale rappresentativo dell'identità collettiva abbandonato o vittima di degrado e, attraverso eventi, conferenze e iniziative, concentra gli sforzi per mantenere alta l'attenzione per raccogliere i fondi necessari per restaurarlo e restituirlo ai cittadini. Una nota illustra con chiarezza la missione del progetto Puntiamo i riflettori, a cui fa capo la delegazione FAI di Catania che, sotto la tutela della Soprintendenza dei Beni Culturali di Catania, si è incaricata del restauro della natività coi santi Lorenzo e Francesco d'Assisi di Paolo Geraci. Paolo Geraci è un artista, vogliamo ricordare, importante per Catania, uno dei più importanti, assieme all'artista di cui parleremo dopo. Un artista che si collega molto a Caravaggio come stile, infatti ne prendeva spunto. In pratica, il caso è successo che la delegazione FAI di Catania, assieme alla Soprintendenza per i Beni Culturali di Catania, come fan per tutte le città, cerca di raccogliere dei fondi per portare nella propria città qualche opera identificativa proprio della propria città, che per Avellino potrebbe essere una pittura oppure qualche scultura, qualche vaso o qualche scultura di Avella, perché ricordiamo che Avella per Avellino, anche se non conta molto perché siamo un po' in un buco nero, però è importante per la storia che ha avuto. Sì. E quindi che cosa è successo? Che i risultati dell'intervento conservativo saranno presentati in anteprima assoluta, ovviamente la settimana scorsa, però verrà riproposto questo intervento conservativo, perché ricordiamo che il restauro, quello fatto bene all'italiano, non è quello invasivo chimicamente, ma è conservativo prettamente della materia, non tanto estetico. Il dipinto seicentesco conservato presso il Castello Ursino, un castello comunque, gode in effetti di particolare rilevanza perché costituisce l'unica copia coeva dell'omonima opera di Caravaggio, l'avevo detto prima, trafugata nel 69. L'originale fu dipinto da Caravaggio nel 1609, quindi per i catanesi quest'opera è sempre stata frutto di, non dico invidia, però sai com'è, sapere che un artista del proprio territorio ha fatto un'opera simile a Caravaggio ed è importante per la popolazione, magari per la popolazione romana o fiorentina, in cui è stato conservato il quadro per tanti anni, se ne può fregare di meno, che da meglio di quelle quadri che ha, certo. È come dire
Io ho un quadro di Van Gogh ad Amsterdam e potrei averlo ad Aberdeen, oppure il paese proprio circostante a Van Gogh, no? È tutto un altro effetto, perché a Amsterdam ce n'ha centinaia di quadri, certo, Van Gogh. Per uno insignificante che lo si può collegare al paese nativo di Van Gogh, perché cioè che cosa può cambiare? Anzi, porta turismo e anche porta una sorta di magia, perché certo, è bello poter pensare che l'artista, anche dal di là, si risente collegato alla propria terra natia, quasi come una sorta di rito mistico, magico, perché non capita sempre, anzi molte volte l'artista non muore quasi mai nella propria città natia, perché molti artisti sono nati in provincia, basti pensare a Leonardo da Vinci e a tanti altri. Quindi una bellissima iniziativa formativa del Fai di Catania, e noi lo vogliamo ricordare. Adesso mandiamo una bella canzoncina dei, sì, dei nostri amici, come hai detto tu prima in precedenza. Mi piace quando usi la C e la H in maniera eccelsa. Vabbè, ci saranno tantissime gaffe anche da parte, anzi, quando no, mi ascolto. Vabbè, ho sbagliato, può capitare. No, il problema è che quando capita a me è ancora peggio. Quando mi risento, questa voce di cacca, diciamo, però ad alcuni è piaciuta, non lo so se è la verità, però andiamo un saluto a chi ci fa i complimenti. Andiamo ai nostri amici esplosivi di Avellino, Exploders Duo, la ciacca di Carmen. Buon ascolto, a dopo. La giacca di Carmen è sospesa da mercoledì 31 agosto. È sul retro dell'auto, non parla, non si muove, ma sente che mi giro a guardarla e yeah. Chiamato Carmen, per dirle di venire a riprenderla, mi ha detto lo farò, so che la sento solo tu, ti vedo, ma Carmen, ma Carmen, ma Carmen, non venne più, non venne più. We'll be right back.
tornati. No, sì, non siamo tornati. Sì, siamo tornati. Ah, veramente? Sì. Siamo tornati, se lo dici tu. E oggi parliamo di Catania, per chi non l'avesse capito, per chi si è collegato adesso. Catania. Per chi non lo voleva capire. Non capisti. Credo che tra poco verrà qualche siciliano e ti uccide. Credo che prima che arrivi qua dentro ci passi minimo 10-12 ore. E se è qua fuori è venuto a trovare la sua famiglia, cioè, a Baiano. Un catanese baianese? Cioè come il turco napoletano? Sì, perché può capitare. La vita è un po' dura però. Ma perché no? Vabbè, c'è una voce proprio bella, no? È radiofonica. Comunque, che c'è? È la verità. Iniziamo da soli. Comunque, iniziamo con il lato geografico della questione. Lo so che è quello più interessante, quello che ti piace di più, ma non assalirmi, lo so che volevi farlo tu, però dato che sono l'esperto. L'esperto? Sì, di clima e geografia. Giuliacci mi fa un baffo. Davvero? Buonasera, l'ho inventato io quella con la testa. Buonasera. Tu te lo vedevi TG5? Sì, sì, mi ha fatto ridere come l'hai detto. Buonasera. L'ho inventato io. Comunque. È inventato tu. Catania offre passeggiate con città di mare ristretta perché sorge sulla costa orientale dell'isola. Ma non mi dire. Ok, la costa est dell'isola, ai piedi del vulcano Etna, il più attivo d'Europa. Questo non lo sa quasi nessuno. E solo, non dico gli esperti perché lo sanno tutti, però non tutti sono interessati alla vulcanologia. Zeus sì, quindi lo salutiamo. Sì, c'ha l'app del telefonino, quindi. Ok. Comunque il suo territorio comprende anche una consistente parte della piana di Catania, Achiana, una delle più estese, sembrava più napoletano all'inizio, tra le più estese aree coltivate della Sicilia, in cui troviamo l'oasi del Simeto, riserva naturale di circa 2000 ettari, istituita nel 1984. L'oasi del Simeto prende nome dal fiume Simeto che sfocia nel sud della città. Io quando l'ho visitata da bambino ricordo due cose di Catania. Beh, a parte il mare stupendo, ti fa proprio emozionare. Questo fiume che parte da sud. E quando l'hai visitata non dicevi voglio andare a casa mia da babbo mio, perché babbo tuo già era. Già era con me, sì, sì. Però dicevo voglio andare a casa mia a Mugnano mio. Anzi, ecco, anche se era Rocca la Rocca. Mia. Andare a casa mia, Rocca mia. Ecco. E mi colpì l'Etna. Che a livello paesaggistico. Quanti anni avevi? Io ci sono andato due volte a Catania. Più nello specifico a Gela, però anche a Catania. Vabbè. Sono stato a 2-3 anni. Ah, ero talmente biondo che sembravo. Un tedesco? No, sembravo un siciliano dai discendenti normanni. E, ah, ok. E l'abbiamo un po' alla lunga. Sì, sì, perché là ci stanno. Infatti mi vedo proprio siciliano. Oh, ma bello sto bidizzi. Cioè, ok. Ecco. Comunque. Poi la seconda? La seconda c'avevo un 10-11 anni. Ah, questa allora te la puoi ricordare. La ricordo. Grazie a mia zia. E ricordo, era uno spettacolo verso le 7 di sera il tramonto. C'era il cielo viola sul arancio viola, sfumature bellissime, e il vulcano che eruttava, però era dolce, un eruttio dolce, un qualcosa, un paradosso, veramente un paradosso. E quindi da questo passiamo anche al verde pubblico, perché Catania è una città che ti offre tanto, un po' come Napoli, infatti sono gemellate a livello proprio geopolitico. Sì. Il verde pubblico è costituito da parchi situati all'interno della città, e sono 6: il giardino Bellini, dall'artista Bellini, il compositore, Pacini, Gioeni, Parco Falcone e Borsellino. Poi c'è anche il boschetto della Playa e tra l'altro un'altra congiunzione con Napoli, c'è l'orto botanico che è visitatissimo, che ha tantissime varietà. Comunque la città e la piana di Catania presentano un clima mediterraneo, ovviamente. Con qualche tipo di connotato subtropicale e continentale, che è come se fossimo in Africa del Nord, diciamolo. Diciamolo, come diceva un certo politico di Forza Italia. L'inverno invece assicura temperature massime diurne generalmente piuttosto umidi, ma l'escursione termica rispetto alle ore notturne è piuttosto pronunciata, perché ci troviamo comunque a cielo aperto, anche per colpa tra virgolette del vulcano, quindi è un clima un po' atipico, perché si è toccato comunque
ottiene temperature bassissime, tipo il record di freddo assoluto è meno 7 gradi, che per una città marittima del Nord Africa è bassissimo. Nel Nord Africa? Eh sì, io lo dico sempre. La Sicilia la è bella. La geografia sta cambiando. Sì, 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 ma poi l'Africa è bellissima. Vabbè, tu pensa. L'Africa è bellissima. La Sicilia è Nord Africa. Bergamo è Germania. Germania del ecco, Sud. Ecco. Quindi... Ecco, semi-citazione di Zia Liana. E quindi detto questo, io ti passo la palla con un bel assist. Sì, per parlare di il lato storia. Geografico, questo è, cioè che cosa ne puoi parlare? Il fatto che Catania è bella anche, cioè è contraddittorio come Napoli. Meno 7 gradi e poi fa sempre caldo. Sì, poi consideriamo che Catania ha una storia lunga 28 secoli, attraverso i quali ha vissuto sotto le dominazioni, la dominazione greca, romana, ostrogota, bizantina, musulmana, francese e spagnola, fino all'annessione al Regno d'Italia nel 1860. Probabilmente era un insediamento d'origine sicano, in seguito occupato da popolazioni sicule. La città di Catania fu fondata dai greci salpati da Naxos nel quinto anno dopo la fondazione di Siracusa. Avendo scacciato con le armi i siculi, fondarono quindi la città di Catania, ma anche quella di Lentini. Lentini, che è una città famosissima. Vabbè, ne vogliamo magari tra 10 puntate. Esattamente, quando ritorniamo di nuovo. Dalle fonti storiche, quindi, Catania fu fondata tra il 729 e il 728 a.C. Da coloni greci provenienti dalla città Calcide, nell'Eubea. Catania offre ai suoi visitatori non solo un'atmosfera incomparabile davanti al grandioso sfondo dell'Etna che tu ci hai appena detto, ma anche numerose cose da vedere. In seguito alle calamità naturali, alla distruzione della città, alla fine del... La distruzione della città? Del XII secolo? 17. Io sapevo anche il XII, il 1100. Vabbè, tu devi parlare all'ultimo, no? L'ultimo... Il centro oggi risplende nel barocco siciliano, infatti sì. La maggior parte delle cose che ci sono, chiese, è quello del barocco, sì. Dalla piazza del Duomo con il nero elefante di lava, passando poi per il teatro romano del primo secolo e la villa Bellini, fino al Duomo Sant'Agata o un'altra delle numerose chiese. Catania presenta a visitatori una ricchezza di siti di interesse ed attrazioni turistiche. Dal 2002 le sue bellezze artistiche sono state inserite dall'UNESCO nella lista dei beni del patrimonio dell'umanità. Mica brusco, mica tutto il centro storico di tutte le città hanno il patrocinio dell'UNESCO. Direi è una bellissima cosa. Lo stemma. Ragazzi, importante, perché io voglio sapere. Cosa c'è da sul bambino, stemma? Da bambino, ecco. C'era la statua dell'elefante nera centro a Catania, cioè, ma st'elefante, perché ci sta l'elefante? Ecco. Cioè proprio a Catania, ti immagini un'isola con l'Etna con l'elefante, cioè succede un po' badabum, bam, bam. Ciao, ciao. Lo stemma di Catania raffigura al suo interno il simbolo della città, l'elefantino appunto, presente anche nell'obelisco al centro della piazza Duomo, e viene chiamato Uliutro, scusate se ho sbagliato a dire. Uliogiu, non lo so, è di colore rosso porpora su uno sfondo azzurro, accompagnato dalla lettera A, anch'essa di colore rosso, e sovrastato dalla corona reale appartenente alla dinastia aragonese. In basso poi riferimento alla sua origine romana, infatti con la scritta SPQQC. QC, sì. Sono porci quei catanesi. Ah no, sono Senato Populum di Catania. Il nome dell'elefantino, quindi Oliutru, è riconducibile con ogni probabilità alla fama di Eliodoro, personaggio leggendario della Catania dell'VIII secolo, nobile siciliano iniziato alla religione cattolica, non riuscendo a rivestire la carica di vescovo della città, si diede alla magia e fu accusato di stregoneria da Leone II il taumaturgo, con il quale fu da sempre in aperto contrasto e dal quale fu condannato al rogo nel 778. La leggenda narra di un patto che lui fece con il diavolo, rinunciando per sempre alla sua fede cattolica. In cambio avrebbe ricevuto questi poteri magici che poteva usare per terrorizzare tutti i cittadini di Catania e compiere quindi la sua vendetta verso il vescovo. A tal fine avrebbe forgiato dal magma dell'Etna un elefante a dorso,
del quale avrebbe attuato i suoi piani. Era solito, ad esempio, mercanteggiare con i cittadini consegnando loro pietre preziose e ori, che però si trasformavano subito in semplici sassi. Era un po' un Lupin del XVII secolo. Però questa cosa qui l'ha portato a stare sullo stemma alla fine. Ma guarda, queste storie sbarre leggende. Questa è solo una storia, fondamentalmente probabile, pure che non è vero. Beh, guarda, io è ricordo stata mia nonna, talmente tanto io ricordo mia nonna mi raccontava le storie di Sirignano. Sì. Ovviamente lei... Ovviamente. Derivante da una famiglia, la più nobile del mandamento, la famiglia Riga. Sì. Sapeva tutte le storie, e se di un piccolo paesino lei riusciva, molto inventate da lei, perché diciamo che mia nonna è stata una grandissima artista. Vabbè, ma tu considera una cosa, che pensiamo che in molte, tutte le città ci la sono maggior le parte leggende. Delle storie sono inventate dalle vecchiette. Sì. O magari comunque qualcosa girava e loro non hanno qualcosa capito. Girava, però a ognuno, cioè, il suo, sì. Esatto. No, io penso che queste storie, questi miti che alimentano e fomentano una curiosità dei turisti sono bellissime. Poi alcune possono essere anche delle baggianate pazzesche, però questa, sì, se ci pensi, è poetica. È una storia struggente, parla di una persona che realmente, i dati storici credo che sì, mi diano ragione, sì, sia sì, esistita, sì. E no, esisti. Storici ci dicono che sono, era una strega, no, ci dicono, ah, che molte donne, anche solo per il fatto che erano ammalianti, erano messe a rogo, anche, certo, se non era vero. Quindi da questa storia di questo vescovo mancato si è passata una un'epicità tale di un imbroglione magico che, sì, portava addosso un elefantino che trasformava le pietre normali, i sassi, in oro e diamanti. Quindi una storia, no, più figa di diamanti questo, venivano trasformati in semplici sassi al semplice contratto sì, con, sì, lui, sì. Quindi un imbroglione pazzesco, è una bellissima storia. Abbiamo fatto un elenco per cercare di raccogliere, diciamo, le cose più belle di Catania, perché Catania ha un'infinità di, sì, di monumenti, di piazze, di giardini, come hai stesso tu elencato. Quindi sono talmente tante cose da vedere che non potevamo dirlo in una sola puntata. Quindi abbiamo cercato di fare un elenco tipo di 8-10 cose. Partiamo dalla cattedrale di Sant'Agata, che credo sia la più importante, anche perché Sant'Agata è la patrona della città. Cattedrale metropolitana di Sant'Agata, che è il principale luogo di culto cattolico di Catania, chiesa madre appunto dell'omonima arcidiocesi metropolitana e sede parrocchiale. La cattedrale è situata nel centro storico della città e costituisce il lato sud-est di Piazza del Duomo. Appunto, proprio Piazza del Duomo è il cuore storico e artistico di Catania, e qui si fonda tutto lo spirito barocco antico della città, con i bellissimi palazzi del municipio e il palazzo dei Chierici, che accerchiano il famosissimo obelisco con l'elefantino, che è appunto il simbolo della città, abbiamo già detto. Nella stessa piazza poi si staglia, oltre alla chiesa appunto della patrona, anche un grande culto dai catanesi, la fontana di Trevi Sicula, che in realtà viene chiamata, il suo nome è la fontana della Amenano, che come quella romana vengono buttate queste monetine, queste della monetine per cercare di ottenere qualcosa. Perdete solo i vostri soldi? Però è una cosa carina, un gemellaggio. Sì, ma perdete i stessi soldi? Sì. Poi un'altra stazione è via Etna e Catania Antica. Via Etna è la strada principale che divide la città, e dove si trovano le rovine della città antica, la quale è possibile visitare gratuitamente, mentre proseguendo diritto sarà possibile abbinare la bellissima Villa Bellini, il parco cittadino di Catania, tra giardini curatissimi e statue antiche, dove abbiamo anche la fotografia qui. Villa Bellini è proprio uno dei giardini pubblici più belli d'Europa, grazie alla ricchezza del suo patrimonio botanico, che comprende una grande varietà di piante e alberi tropicali. Intitolata al grande musicista catanese Vincenzo Bellini, la villa fu inaugurata nell'ormai lontano 1883. Io l'ho detto, molto bella. Molto, molto sottovalutata Catania. Sì. Cioè, ci rendiamo conto che sono inserite tra il patrimonio... A parte l'UNESCO. Beh, questa villa Bellini è considerata una dei parchi comunali, le ville comunali più belle d'Europa. Sì, uno dei giardini più belli d'Europa, sì.
Passiamo avanti, abbiamo San Giovanni Licuti, uno dei più piccoli e caratteristici borghi marini di Catania. Sono ancora presenti le classiche casette basse dei pescatori e un porticciolo antico. Oltre ad avere una fama di possedere nella sua zona tra i migliori ristoranti di pesce della città. Quindi dicono che è molto bella vederla di notte questa parte della città. Infatti le luci soffuse praticamente si trasformano in un proprio in un presepe in riva al mare, quindi è molto molto caratteristico. Sì. E poi abbiamo il parco dell'Etna. E ovviamente non può mancare in un tour a Catania un'escursione sull'Etna, uno dei simboli principali della città, che con le sue eruzioni nel secolo ha plasmato un parco naturale che corre lungo le sue pendici davvero spettacolare. Si possono fare diversi tipi di escursioni, dalle grotte ai crateri più alti, e ce n'è davvero per tutte le tasche e i livelli di difficoltà, quindi si paga questo. Però un po' come salire sulla Torre Eiffel oppure la Torre di Pisa. Se la guardi da giù è bellissima, però ovviamente vuoi salire? Sì, quant'è? 15 euro? Oh, minchia, scendo. Però la stessa cosa anche della gondola. Sì. Comunque, però io penso una cosa: se uno scroccone oppure una persona che è un po' a pidocchi va a fare un viaggio, non deve proprio andare a fare un viaggio. No. Lo può fare. Io l'ho fatto perché quando ero in ristrettezze ancora più giovane di adesso, ancora più in ristrettezze di adesso, si può fare arte, quindi si può fare anche un tipo di viaggio solo superficiale, cioè che tu vai a visitare i centri della città, le strade, i parchi comunali, e poi magari anche le sculture e i luoghi di interesse più belli, tipo la Torre di Pisa e il Colosseo, senza magari pagando pagare il biglietto. Perché salire sulla Torre di Pisa è una bellissima sensazione, ma 15 euro per entrare è una scelta che comunque uno può prendere, ma è discutibile. Certo. Però io lo consiglierei a chi può farlo. Certo. Però te l'ho detto, si può fare lo stesso il viaggio così, però ti godi, cioè non ti godi il meglio. Secondo me se io potessi tornare indietro salirei sulla Torre di Pisa, te lo dico. No, e mentre sull'Etna si sale, da un'altra parte si può scende. Anche scendere. E infatti c'è Catania sotterranea. Scende e sale. E si trova sotto il suolo lavico appunto della città, e si estende ancora oggi la città cinquecentesca, con le sue strade, le chiese, le terme, i palazzi e persino le targhe stradali, che la lava nel 1693 seppellì, custodendola poi per i posteri. Quindi secondo me è la cosa più suggestiva che ho trovato a Catania. È veramente molto bella. Io trovo sempre più punti di comune, cioè questa puntata l'abbiamo fatta su Napoli, non su Catania. Sì, questo perché vulcano, mare, cultura, Federico II in comune, l'università tra le più antiche del mondo, Napoli sotterranea, Catania sotterranea, cioè, e poi facciamo un piccolo scoop: praticamente in numerosi punti di Catania sotterranea è possibile scendere nel sottosuolo, che si dice fu testimone di intrighi amorosi tra, lo sai tu? No, non suore e frati. Nascondiglio poi anche di briganti e tesoro per i cultori di cose d'arte. Praticamente. Per entrare sotto questo sottosuolo si passa per l'anfiteatro in piazza Stesicoro. Io vorrei intonare un piccolo coretto a chi si è andato a fare queste scappatelle sotterranee, anche non solo, a tutti i malviventi. Hai fatto una cosa grave, una cosa a cui non si rimedia. Hai fatto una cosa grave, una cosa a cui non si rimedia. Questo è il coretto delle Iene, moralizzatore. Ok. Partiamo invece a quello che è stato al centro della nostra seconda notizia, ovvero il castello Ursino. Sì. Fu fondato da Federico II di Svevia nel XIII secolo. Il maniero ebbe una certa visibilità nel corso dei Vespri siciliani come sede del Parlamento e in seguito residenza di sovrani aragonesi, tra cui Federico III. Oggi è sede del Museo Civico della città etnea, il museo più importante di tutta Catania. Sì.
La riapertura del primo piano del museo è avvenuta nel 1999, dopo che è stato chiuso per anni e anni, e permette di ammirare parte delle sculture di epoca ellenistica e romana, fra cui spiccano la testa di Etebo del VI secolo a.C., la statua di Ercole del III secolo e il monumentale torso di imperatore Giulio Claudio, raffigurato come Giove. Inoltre molti sono i frammenti decorativi provenienti dal teatro e pregevoli mosaici pavimentali provenienti da diverse parti della città. Esiste anche una notevole collezione numismatica, ricca di preziose monete greche e romane, che tuttavia non è ancora stata allestita. Per finire, una ricca collezione di crateri greci, fra cui spicca un cratere attico raffigurante Perseo che decapita Gorgone. Doloroso. Come arte, cioè... Sì, però è bella, una cosa bella. Mentre invece poi troviamo anche il teatro greco-romano, che è del primo secolo d.C., che è costruito interamente in marmo e pietra lavica. È una delle attrazioni più affascinanti e antiche della città ed è visitabile accedendo da casa Pandolfo. Mentre invece poi abbiamo una cosa di letteratura. Che cos'è? La casa museo di Giovanni Virga. Tutte le città che si rispettano hanno una città, una casa museo. Sì, che è stata appunto proprio la casa natale del celebre scrittore italiano, fra i più fondamentali rappresentanti del verismo e della letteratura del paese. L'11 gennaio del 1940 è stato dichiarato monumento nazionale. L'appartamento è stato adibito a museo, perché ricordiamo, casa museo significa che tu ci hai abitato, museo casa significa che te l'hanno fatto a casa ma non ci hai mai vissuto. L'appartamento adibito a museo tipologico si trova al secondo piano di un palazzo nel centro storico catanese, in cui Verga trascorse la sua infanzia e in seguito visse per molti anni con la sua famiglia. Morto il suo ultimo erede, Giovannino Verga, l'edificio fu venduto alla regione il 23 febbraio 1980, che lo restaurò e lo trasformò in un museo letterario. Bello quando fanno queste cose. Sì, gli interni sono ancora quelli originari. È la completa biblioteca dello scrittore, situata nella stanza che fu lo studio privato, è composta da circa 2600 volumi, posizionati su 6 librerie in legno di luce. Nelle vetrine sono anche distribuite copie di manoscritti di Verga. Gli autentici sono conservati presso la biblioteca dell'Università di Catania. Era benestante Giovannino Verga. Sì. Era in una biblioteca personale di 2600 volumi. Era una biblioteca così, sì. In legno di luce. E stare al centro di Catania, già questo ti fa capire l'imponenza della famiglia. No, comunque direi che abbiamo elencato poche cose, ma sono bellissime tutte da vedere. E tu hai detto che hai fatto una cernita. Sì, io ho fatto una ricerca, ma fondamentalmente, se volevi parlare solo delle chiese, io credo che erano più di una ventina solo di chiese. Poi i monumenti sono divisi tutti nelle varie età, quindi età romana, età antica, età barocca. Ovviamente la maggior parte dei monumenti, c'è da dire che è tutta in epoca barocca, cioè la maggior parte. Potete poi c'è la matrice araba, la matrice normanna. Sì, ci sono poi diverse matrici, ovviamente. È bello quando si vanno le chiese catanesi, come tutte quelle siciliane, sono belle perché trovi la Basilica Cristiana, trovi magari la moschea, sì. Poi trovi un palazzo normanno, cioè sì. Trovi tre culture, tre religioni diverse. Sì, esattamente. E dici wow! No, quindi infatti è bella proprio per questo, perché comunque all'epoca si trovava in un punto strategico che arrivavano veramente tutte le popolazioni, sì. Quindi alla fine ogni popolazione ha messo qualcosa di sé, è andato a finire tutto in una città. Basta pensare alla cucina, dopo ce ne parli, no? Sì, mandiamo prima la canzone. Sì, però dico, basta pensare alla cucina, sì. Gli agrumi vengono dall'Arabia, ci fa capire proprio l'importanza dell'aggregazione sociale. Sì, assolutamente. Ecco, non va il mouse, non li uso. Ah, fantastico. Ecco, mandiamo una canzone plagiata, non sappiamo una di chi. Una canzone plagiata, sì. Se bellissima. È veramente molto bella, però secondo ricorda... me se mettiamo Shazam esce la canzone originale, non questa. Sì, ricorda qualcosa. Adesso noi mettiamo Shazam e nel frattempo voi ascoltatela. Se hai qualcosa, fateci sapere cosa sembra. Vabbè ragazzi, che tu hai live. I just want it all. I'm ready.
there's no tomorrow. Seeing girl, I've always had a dream. I believe I'd see with this voice that guy gave me. I struggle work day and night, went to school full time while I fantasize about making history. It's upsetting to know the same people who were rooting for me ultimately wanted to see me fall. It heightened my drive and determination, kept me focused, got my eyes on the prize. It's up to them to believe it's possible. It's up to me to make me possible. Siamo ritornati dopo una ricerca sul web per capire quest'artista chi è. Abbiamo e a chi ha copiato, che... perché qualcuno su Facebook ci ha scritto è sicuramente qualche canzone rap americana, perché è il nostro ascoltatore. Sì, infatti, vabbè, è degli Stati Uniti, lei di New York. Vabbè, dobbiamo vedere un pochettino perché questo computer fa un po' schifo stasera. No, è lo schermo che la risoluzione. Lo schermo, la risoluzione non va bene, vabbè. Comunque, tutto che questo, eravamo arrivati alla cucina. La cucina sono famose. Vabbè, oltre a varie cose, tipo i cannoli siciliani che li fanno un po' ovunque, gli arancini. La brioche col gelato, mamma mia, amore. Trasferiamoci a casa. Amore. Che c'è? Niente. Ah, ti ho chiamato amore in diretta. Non è un problema. Lo sanno tutti, pure le pietre per terra. La brioche col gelato è qualcosa, cioè è proprio un'emozione trascendentale quando dai un morso, anche se non ami qualcosa di dolce. No, però io lo amo, quindi è equilibrato,
sì. Un boccone di vino, diciamo così. E quindi la brioche col gelato, che qui sicuramente non è menzionata perché no, è un prodotto catanese doc. Poi i vari alimenti conservati. E poi abbiamo le olivette di Sant'Agata. Buone. Che è un prodotto tipico del mese di febbraio. Quindi adesso se lo stanno per mangiare. Sì. Ma facilmente reperibili durante tutto l'anno. Poi abbiamo le zeppole di San Giuseppe. Non sono le zeppole come le nostre. Praticamente vengono preparate in onore della festa del santo, ma anch'esse facilmente reperibili tutto l'anno. Questo dolce è a base di riso, poi viene fritto e viene ricoperto dal miele. Cavolo. Quindi è una bomba. Vabbè, il riso, ok, non è molto esagerato, però poi fritto, ricoperto di miele, direi ecco perché hanno scelto il riso. Buono. Chissà. E poi le cornie, che cioè le cornie praticamente vengono fatte in numerosissime tavole calde locali e poi in uno dei numerosi bar del centro, però non sono riuscita a capire cosa erano. Il peggior bar di Catania. Ecco, non sono riuscita a capire cosa erano queste le cornie. Dovrebbe essere tipo come le chiacchiere. Dovrebbero, sì, sono dolci. È qualcosa di dolce, sì. E poi ovviamente il pesce tantissimo. Si fa lì un po' in tutti i modi. Vabbè, cassate, oltre a queste qui che comunque già sono rinomate. Diciamo che queste qui sono quelle un po' che cioè, devi andare per forza a Catania per vederle. Mentre invece un cannolo siciliano fanno pure finta che te l'hanno portato dalla Sicilia e te l'hanno fatto a Napoli. No, però propriamente di Catania, come hai detto, ci sono queste. Di Catania a Catania sono proprio queste cose qui che sono prettamente della zona. Le olive sono tutte dolci, sì. Invece il folklore non ce n'è tantissimo, alla fine è importante, la più importante è la festa di Sant'Agata. Sant'Agata, sì. Sant'Agata, che bello. Si svolge tutti gli anni dal 3 al 5 febbraio, quindi adesso stanno quasi in agitazione, e poi anche il 17 agosto. Le prime tre date, quindi 3, 4 e 5, sono quelle del martirio della Santa Catanese, mentre invece la data di agosto, quindi il 17, ricorda il ritorno a Catania delle sue spoglie, dopo che queste erano state trafugate e portate a Costantinopoli dal generale bizantino Giorgio Maniace, quale bottino di guerra, e dove rimasero per 86 anni. Per Bac. Sì. E poi ovviamente dal 3 al 6 febbraio giungono a Catania tantissimi pellegrini, turisti e curiosi provenienti da tutta la Sicilia e non solo, quindi comunque è un avvenimento di un certo impatto, di proporzioni gigantesche. Sì, almeno c'è lì a Catania, perché comunque tutti vanno a vedere questa festa abbastanza ma proprio tutti abbastanza particolare. Poi ovviamente cambia di volta in volta quello che fanno, no? Il programma. E proprio riguardante il programma passiamo alle personalità che caratterizzano Catania. Certo. Catania ha dato i Natali e pure le Pasque a numerose personalità illustri. Non so, non è un po' squallida. Distintesi in campi diversi, quali quello politico, letterario e quello artistico, e non solo, anche quello sportivo. A Catania sono altresì legate diverse figure importanti che vissero nel capoluogo etneo, spesso nel periodo di più intensa attività. Legati a Catania sono in epoca arcaica Tise di Himera, noto col nome di Stesicoro, poeta e scrittore esule, è divenuto cittadino onorario di Catania. E il legislatore Carunda, che qui scrisse le sue più note leggi. Quindi già a livello politico e storico e di letterale siamo a posto. Sì. All'epoca medievale invece appartengono personalità come Federico II che hai nominato tu in precedenza. Anche Federico III. Poi. Terzo. Che a Catania fece costruire il castello Ursino, quindi sì. È grazie a lui che ce l'abbiamo ora. E invece andiamo ai nostri giorni, perché poi c'è stato Re Carlo I, ci sono tantissime personalità che non citiamo perché entreremo poi nel discorso storico che hai fatto tu. Nel discorso troppo lungo, ecco. Dura troppi anni. Ecco. Nel XIX secolo invece abbiamo Giovanni Verga, come sappiamo, e invece
io parlo del mio ambito, quello musicale, che è uno dei più importanti a Catania, perché abbiamo Giovanni Pacini, noto compositore, e invece il raffinato e più conosciuto Vincenzo Bellini, che a Catania parco pubblico, museo, museo storico, cioè ci sono le opere, cioè Bellini ha caratterizzato Catania più di tutti. La sua impronta, cioè. Eh sì, e poi ho tolto anche qualcun altro a livello musicale, perché erano parecchi a Catania. E invece questo secolo è stato prolifico anche sotto il punto di vista scientifico, perché sono passati lì Sheldon Cooper e Leonard Hofstadter del tempo. No, in campo astrofisico, quindi tra i più raci, scienziati Peters e Sartorius, e lui si deve alla descrizione dei crateri dell'Etna, che prende il suo nome, i monti Sartorius. Quindi cioè, Catania si è fatta chimera anche della scienza del XIX secolo, quindi una città importante, e anche in tempi recenti la città è legata a personalità illustri come Uzeda, Gianni Bella, Marcello Pelle, Vincenzo Stampinato, Franco Battiato, Carmen Conti, Lautari e Gerardina Trovato. Questi sono tutti artisti di musica, la maggior parte leggera. Alcuni vorrei non averli mai letti e visti, però purtroppo li dobbiamo citare. E in quello artistico, quello più noto è Emilio Greco, di cui parlerò dopo io, spentosi a Roma nel 95, Antonio Placido Torresi. O in quello giornalistico, in cui primeggia Giuseppe Fava, che visse a lungo a Catania e venne ucciso dalla mafia, perché era un po' scomodo per un giornalista. E si ricorda invece quello più comodo, Candido Cannavò, che è noto giornalista della Gazzetta dello Sport, quindi non credo che l'avrebbe... Ecco, non lo poteva uccidano, essere ucciso non lo per mafia, morto nel 2009 per vecchiaia, da come ricordo io, padre di Rosaria Cannavò, ex fidanzata di Cassano. Queste cose che ho letto sulla Gazzetta dello Sport. Scriveva stesso lui. Ecco il padre. Inviato speciale dell'Europea e capocronista del giorno, scomparso nel 2013, quindi questo Enzo Magri. Da poco. Sì, quindi diciamo che Catania ha dato i Natali, non dico un'altra volta le Pasqua perché mi picchi. Ok. I Natali a città e a personaggi illustri che hanno cambiato il mondo nel loro piccolo. Sì. E soprattutto è stata una fucina di talenti dal punto di vista musicale, perché se Palermo annoveriamo moltissimi compositori, però dobbiamo dire che Palermo è più imponente di Catania perché è più grande, poi capoluogo di regione e c'ha più strutture a livello musicale, perché il conservatorio di Palermo è molto più grande e più imponente, Catania con quel piccolo che ha rispetto a Palermo ha prodotto di più, se ci pensiamo, perché uno deve pensare sempre in base alle potenzialità che ha da dare, perché se io ho 100 euro e dono 50 euro in beneficenza e tu ne hai 20 e ne doni 15, non c'è proprio paragone. Questa è un po' la parabola nella Bibbia della decima, no? È la stessa cosa, perché Catania con quel poco che ha rispetto a Palermo a livello di strutture, anche se è imponente, l'abbiamo già detto, Catania, quindi immaginiamoci Palermo com'è, la faremo magari più là perché Palermo è bellissima. Ha dato tantissimo. Quando la rotazione finisce, sì, ritorniamo di nuovo in Sicilia, ecco. Quindi si passa un po' di tempo. Detto questo, andiamo un'altra canzoncina, oppure direttamente Fatti d'arte rubrica. Mandiamo una canzone di Fatti d'arte rubrica. Ecco. Andiamo alla rubrica di Fatti d'arte. Ecco, per casarti di nuovo. Sì, mi piace molto. Emilio Greco Ombra nasce a Catania nel 1913 e muore a Roma nel 1995, come abbiamo già sentito. Fin da piccolo disegna incessantemente, ma viene spinto verso la scultura, e io sono contrario a questa scelta perché poi lo diciamo dopo, con un apprendistato presso uno scalpellino che realizza monumenti funebri. A 20 anni a Roma, con gli occhi ancora pieni delle antiche statue greco-romane della sua Sicilia, e che cosa succede? Che diventa un grandissimo scultore apprezzato in tutta Europa. E succede che nel 1961 un certo Paolo Picasso, italianizziamolo, visitò il museo Rodin a Parigi nel 61, come già detto, e vedendo una litografia, perché lui è più conosciuto per le sculture, sì, si impressiona e dice: Emilio Greco è il più grande disegnatore che abbiamo in Europa.
Cioè, quindi lo conosce lui e non lo conosciamo noi italiani, cioè di cazzo, sì. Non stupido. Perché? Perché ha capito che se voi vedete le litografie, ecco, le litografie le acqueforti di Emilio Greco sono primitive, però allo stesso tempo raffinate. Sì. E diceva, può essere che un artista che ha scelto di fare la scultura come propria arte primaria è più bravo, è più ingegnoso. Poi non eccelle in quello che ha scelto, ma... No, eccelle in quello che ha scelto, ma in quello che non ha scelto eccelle ancora di più. Appunto, cioè, paradosso. È paradosso. Comunque, per farti un quadro di stasera, non potevamo che scegliere un artista migliore, catanese, doc. L'opera in questione è una litografia 66x46 cm del 1965. Il titolo è Ombra e indica con linea decisa ma delicata la paura, il diniego e la vergogna di un uomo che si nasconde dietro la propria ombra. Il cobraccio e protezione del viso tende un messaggio di aiuto. L'artista catanese, apprezzato da tutto il mondo artistico e da Picasso, riesce attraverso il suo stile inconfondibile a lasciare il segno anche alle future generazioni. C'è un paradosso artistico da considerare, è da molti conosciuto soprattutto come uno scultore, nonostante il Museo Emilio Greco di Catania, che è proprio un museo suo personale, abbia 150 opere solo di litografie, quindi disegni. Cioè, lui è conosciuto come scultore, però nel suo museo ci sono solo opere di disegni. Forse solo Picasso e pochi altri hanno percepito il forte valore del disegno di Greco, sì, che pur essendo un eccellente scultore ha nel disegno e l'arte figurativa il suo focus. Vediamo l'opera in bianco e nero, con delle linee veramente rudi, forti, quasi virali, che però sembrano destare sospetto negli spettatori. Dice, ma veramente è primitivo questo artista, no? Sì. Tu lo vedi, sembra un Van Gogh delle acque forti, molto molto inciso, però è delicato nel messaggio che dà. Guardate che realizzare un disegno con acqua forte, cioè quindi con una tecnica veramente difficile da usare, e essere così leggiati è solo un artificio di poche persone, pochi eletti, e tra questi c'è Emilio. Quindi detto questo, noi tra pochi giorni caricheremo sulla pagina di Fatti d'Arte On Road Fatti un quadro, che in questo caso è Ombra di Emilio Greco. Sì. Quindi noi ci salutiamo, andiamo la bellissima sigla di Fatti d'Arte, che cercherò di modificare tra 7-8 mesi, quando non ho tempo. E buona serata, ragazzelli. Ciao. Fine.